Se rimani fino alla fine di questo video scoprirai come si fa a compravendere un immobile incompravendibile in Italia. Bene, eccoci e benvenuti in mio nuovo video. Come sempre sono Nicola Compagnone e qui parliamo di aste investimenti e difesa del debitore esecutato. Signore e signori, ragazzi e ragazze, in questo episodio approfondiremo quello che è il discorso di come si riesce a compravendere, o meglio, come si può compravendere un immobile abusivo quando in Italia non è possibile comprare o vendere immobili abusivi. Se è la prima volta che capiti su un mio video, mi presento, sono Nicola Compagnone e dal 2007 mi occupo di aste immobiliari. Poi nel 2010 ho deciso di specializzarmi nella difesa del debitore esecutato. Comunque in descrizione troverai degli articoli, approfondimenti su di me e soprattutto troverai il link della newsletter che cliccando e inserendo i tuoi dati ti permetterà di entrare a far parte della nostra community, una community di approfondimento nel mondo delle aste e soprattutto della difesa del debitore esecutato. Perché se non lo sai e hai modo di approfondire la mia persona e la mia professione, io mi occupo principalmente della difesa del debitore esecutato, cioè colui che ha la casa all'asta. In questo episodio andremo ad approfondire, come detto, il discorso di come si riesce a comprare e a vendere un immobile completamente abusivo. Dovete sapere che in Italia è facile ritrovarsi ad avere un immobile abusivo. Facile perché? Perché o lo avete ereditato, quindi i genitori negli anni, i nonni hanno fatto degli ampliamenti perché cresceva la famiglia e quindi loro semplicemente aumentavano le stanze, creavano sempre più stanze anche senza permesso, nella speranza che poi un condono avrebbe sistemato tutto, oppure siete stesso voi che era sano, poi facendo delle modifiche, aumenti di cubatura principalmente, l'avete reso abusivo. E poi c'è un terzo modo, che è quello che andremo ad approfondire in questo video, che riguarda appunto l'acquisto in tribunale di un immobile abusivo, perché è l'unico mezzo attraverso il quale riuscite a comprare un immobile abusivo, cioè tramite l'asta immobiliare. Voi se andate in tribunale, il tribunale vi dichiara che quell'immobile è completamente abusivo, vi dichiara che non è sanabile, però il tribunale può vendervelo, voi potete pagare e intestare il bene, ma una volta che lo avete preso non potrete più venderlo. Comunque ci sono i pro e i contro. I pro, velocemente, sicuramente uno dei pro può essere che molte volte questi immobili abusivi sono delle chicche, degli immobili molto belli, molto carini, in dei posti in cui non dovrebbero esserci. Però intanto c'è, a volte hanno pure piscine, veramente sono delle cose molto interessanti, immobili sulla spiaggia, oppure immobili in montagna, in baite, in zone, in parchi particolari. E quello... Una volta che c'è, e sia chiaro, non deve esserci però un ordine di abbattimento. Perché se c'è l'ordine di abbattimento, io penso che non esiste nessuno che può aiutarvi o esista escamotage per aiutarvi. Una volta che avete quindi trovato questa chicca e a tutti i costi la volete, potete comprarla o tramite il tribunale, oppure dovete stare bene attenti a chi compra, perché se l'avete ricevuto per donazione oppure lo avete voi, avete fatto voi quel tipo di interventi, l'immobile non lo riuscirete mai a vendere. E lasciamo stare per l'idea il notaio compiacente con il regalo, tutte quelle belle cose pratiche che capitano, ma logicamente su un canale pubblico e un video pubblico non possiamo dire che queste cose si possono fare, quindi assolutamente evitate questo tipo di operazioni, diciamo così. Tornando a noi, dovreste cercare di far andare quell'immobile all'asta per poi poterlo essere compravenduto. Ma non so fino a che punto questa cosa può essere furba e giusta. Vi racconto la mia di esperienza e perché faccio questo video. Perché proprio oggi state guardando questo video, che è domenica 3. Se non mi sbaglio, domenica 2.
State guardando questo video che è domenica 2 ottobre. Qualche giorno prima dell'uscita di questo video ho partecipato a un'asta al Tribunale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. L'immobile però si trovava a Marina di Camerota. L'immobile, una chicca, completamente abusivo, non sanabile. Ci siamo ritrovati 13 persone a partecipare. Ora, in Italia dovrebbe esserci una crisi, le persone dovrebbero essere molto più oculate. Immaginate di comprare un immobile completamente abusivo e il nulla, avete comprato il nulla. È come se prendete 100.000 euro e li bruciate, è la stessissima cosa. Ora io parto dal presupposto che chi può fare una cosa del genere è uno che si può far passare uno sfizio. E io un 10% della somma che ho a disposizione sicuramente mi faccio passare uno sfizio. Se ho 1 milione di euro, brucio 100.000 euro. Ci sta. Ma non penso, anzi ne sono quasi convinto e certo, che tutte le persone che stavano a fare quell'asta avevano il 1 milione di euro da poter spendere e avevano dedicato questo 10% a uno sfizio. Chicca, e la cosa più strana è che un'unica, perché questo immobile è andato all'asta, è stato aggiudicato già in una prima vendita, prima che partecipavo io a questa, c'erano 33 partecipanti, da 70, da 40 sono arrivati a 100.000, non hanno saldato perché poi hanno scoperto forse dopo che era impossibile sanare il bene, loro pensavano di riuscirci ma non ci saranno riusciti, non ci sono riusciti, quindi non hanno saldato, il bene è ritornato all'asta e questa volta eravamo in 12. Ma la cosa simpatica è che c'era una sola persona che ha partecipato anche la volta scorsa, quindi l'altra volta erano 33 persone, questa volta 12 e non ci sono le stesse persone. Quindi nuove persone, nuovi folli, compreso noi. Noi stavamo per un cliente che voleva passare questo sfizio, lo abbiamo assistito e accompagnato, tra parentesi sappiate che occupandomi della difesa del debitore esecutato, io sono andato prima a controllare la storia che c'è dietro quei debitori. Una volta che ho constatato che i debitori hanno cambiato nazione, non abitano più qui, non interessa più nulla, allora ho deciso di accontentare il cliente nel provare a comprare. Altrimenti quasi sicuramente mi avresti trovato dall'altra parte a difendere il debitore esecutato. Quindi da questa cosa mi è nata l'ispirazione per questo video, per dire, per dindirindina, ma quante persone in Italia hanno soldi in più da spendere e comprare cose che non possono farci nulla? E allora ho detto, ma almeno dovrebbero fare queste cose, ma con un minimo di intelligenza. E come si fa ad applicare la cosa giusta se pure non si vuole far passare uno sfizio del genere? Qual è la cosa giusta da fare? Amici, la cosa giusta da fare è partecipare non con persona fisica ma con società. Vi spiego cosa significa partecipare con società, perché è l'unico escamotage che può permettervi che una volta che vi siete stancati o per qualsiasi esigenza a causa di forze maggiori siete costretti a vendere quel bene, ma se l'avete comprato con persona fisica, come vi ho detto, non potete farci nulla. Se invece lo avete comprato con la società, potete tranquillamente vendere le quote della società, quindi potete giustificare il passaggio di soldi e logicamente l'immobile rimane sempre in testa della società, cambiano i proprietari, quindi chi poi ne può fare l'uso e chi vi ha potuto fare un bonifico tracciato per l'acquisto, giustificando l'acquisto della società, ma in realtà tutto questo era nato per compravendere l'immobile abusivo. Quindi o si fa con una società, un ramo d'azienda, se uno già ha una società che ha un ramo d'azienda in testa, quell'immobile con un ramo d'azienda, oppure crea una società ad hoc. Tanto quanto ci vuole per creare una società? 2.000 euro? Costi base per mantenerla in niente, ma almeno un domani avete una chicca, se avete reputato che è una chicca, perciò la state comprando, che la potete in qualche modo compravendere. Arrivati a questo punto, se il video vi è piaciuto, vi chiedo per favore un piccolo gesto e semplice da parte vostra, che per me è importantissimo, di iscriverti al canale, di lasciare un mi piace se ti va, e soprattutto di attivare la campanellina, così ogni qualvolta pubblico qualche video nuovo YouTube vi avvisa con una notifica. Detto questo, come sempre in conclusione vi auguro una buona vita a tutti voi e soprattutto vi ricordo sempre di essere buoni con i buoni, di essere cattivi con i cattivi e di non fare i cattivi con i buoni, come fa poi del resto la maggior parte delle persone. Buona vita a tutti e ci vediamo mercoledì con il video del mercoledì. Ciao!